concentriamoci sul buon funzionamento del condizionatore d'aria a casa. Buono vuol dire un funzionamento che non avveleni il nostro ambiente. Allora, per parlare di aria pulita, non potevamo che avere il nostro Marco Fratoddi. Ciao. Ben arrivato, Marco. Grazie, buongiorno. Ben arrivato, Marco Fratoddi, direttore della Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente. Allora, che cosa ci facciano una mela, le albicocche, una pistola d'acqua, un ventaglio ed una cravatta? Marco ce lo spiegherà tra un attimo. Sì. Parliamo prima dei condizionatori d'aria e del corretto uso che ne dobbiamo fare, Marco, sì, specie in questo periodo. Allora, il migliore uso si fa durante la stagione invernale dei condizionatori. Bravo. A, perché bisogna staccare la spina quando non li utilizziamo, in quanto lo stand-by, rimanendo acceso, continua a consumare energia anche durante tutti i mesi nei quali non utilizziamo il condizionatore d'aria, perché si accende con il telecomando. Centralizzati, no? Di tutta la casa? Se sono centralizzati, in quel caso funzionano anche come impianto di riscaldamento, quindi è opportuno che rimangano accesi. Ma quelli, diciamo, ordinari che si mettono a muro, beh, insomma, diciamolo adesso perché i nostri telespettatori se ne ricordino fra qualche mese, sì, quando non farà più così caldo. Finito il caldo, staccate la spina staccare del la condizionatore. Spina. B, prima di riattivarli, pulite i filtri, perché la polvere che si accumula sui filtri implica un maggiore sforzo della pompa che sta all'interno e quindi un maggiore consumo. Un maggiore consumo. Il condizionatore efficiente, quello bravo da 10 e lode, l'abbiamo messo in un cartello. Collocare il condizionatore all'ombra, un apparecchio esposto al sole consuma il 5% in più di energia. Vero. Non sempre questo è possibile. Regolare il termostato in maniera che tra esterno e interno non ci sia una differenza superiore, sì, ai 6 gradi. Cerchiamo di non andare sopra i 26-27 gradi, al massimo 28 quando abbiamo il condizionatore in casa, anche perché al di sotto di questa temperatura, al di sotto dei 26 gradi, sì, rischia anche, come dire, di far male alla salute. Esatto, diventano poi... Peraltro una notizia interessante proprio di questi giorni, il Comune di Torino ha deciso che durante queste settimane di caldo negli uffici del comune si avvieranno i condizionatori soltanto quando la temperatura raggiungerà i 28 gradi, quindi non al di sotto dei 28 gradi. E mi sembra una... Perché prima, insomma, risulta sopportabile. Risulta siamo sopportabile, sinceri. Esattamente. Il caldo mi sembra una decisione molto interessante, saggio, che altri comuni, molto saggia, che altri comuni dovrebbero imitare. Il condizionatore efficiente, sempre lui. Pulire periodicamente i filtri, Marco Fratoddi lo stava dicendo, che se sporchi richiedono appunto maggiore consumo di energia. La deumidificazione spesso è già sufficiente. Mantienila tra il 40 e il 60% per avere sollievo. Sì, che provate. Cos'è la deumidificazione? È una funzione del condizionatore d'aria che prescinde da quella del raffrescamento, cioè semplicemente sottrae l'umidità all'aria che sta nell'abitazione e quindi portandola sotto quelle... intorno a quelle percentuali che suggeriva il cartello, già consentono alla pelle di traspirare e quindi la sensazione di fresco già si può provare senza avviare il condizionatore vero e proprio. Basta semplicemente deumidificare, attivare solo la funzione del deumidificatore, che è molto più economica dell'altra. Niente meno. Estate al fresco, ora. Evitare di utilizzare sulla lavastoviglie gli altri elettrodomestici che producono calore nelle ore calde. Sono d'accordo con Marco. Il forno, non utilizzarlo, sì, nelle ore calde è un po' difficile perché magari si vabbè, usa per cucinare. Durante la giornata tirare giù le tende esterne, tieni il più possibile all'ombra le finestre. Oh, insomma, questo, dobbiamo fare come i Tuareg, dobbiamo stare. Esatto, questo belli è un bel coperti, trucchetto che rilanciamo. Durante la giornata tende tirate giù in maniera da ombreggiare l'abitazione e possibilmente anche le tapparelle un pochino abbassate, in maniera che in casa ci sia dell'ombra. Quando arriva la sera, invece, nelle ore fresche, spalancare tutto. Aprire e spalancare. Aprire e spalancare tutto, fate circolare l'aria perché si raffresca anche durante la notte. Perché in quel momento raffresca la casa. Allora, resta con noi Marco Fratoddi perché abbiamo, sì, un po' di cose da spiegare. Andiamo prima dal nostro Valerio Bergesio, che in materia di ecologia e struttura, buona struttura dell'ambiente, insomma mantenuta buona perché tutto è pulito, ci porta a spasso con le macchine elettriche. Elettriche, vediamo. Buongiorno Paola, pensate se per ogni 5 macchine immatricolate ce ne fosse una elettrica, noi in Italia avremo un parco auto di 3,3 milioni di automobili che non emettono gas serra o gas inquinanti, con un risparmio di oltre 5 miliardi di litri di benzina. Per alcuni questo è il futuro.
Filippo, noi vogliamo sapere, ma il futuro dell'automobile è elettrico? Assolutamente sì. Basti pensare che si possono percorrere 180 km al costo di 3 euro. Una svolta con la benzina a 2 euro al litro? Assolutamente. Sto prendendo queste informazioni perché ormai l'elettrico penso che sia il futuro, soprattutto per le note ragioni dell'inquinamento, del verde. Ma quali sono le caratteristiche di questa automobile? Cosa ha di diverso rispetto all'auto di tutti i giorni, allora, che abbiamo noi a casa a benzina? La caratteristica principale è sia dal punto di vista delle prestazioni, la sportività, perché è un errore pensare che la macchina elettrica non abbia delle prestazioni elevate, in quanto non c'è bisogno di far salire i giri per avere il valore di coppia massimo. Queste macchine elettriche interessano anche alle donne, non solo agli uomini? Sì, certo, anche alle donne, anche perché noi donne forse siamo meno portate alla velocità, quindi visto che non penso abbiano delle prestazioni particolarmente... No, a quanto pare corrono anche. Corrono anche, vabbè, quello non basta. Qual è il mercato di questo tipo di autovettura? Purtroppo il mercato è un po' è ancora il punto a sfavore di queste vetture, in quanto i prezzi sono alquanto elevati. Quanto costa un'automobile? Si va dai 28.000 ai 40.000. Cambierebbe la sua automobile a benzina con un'elettrica? Sicuramente sì. Farebbe il grande passo? Sì, lo farei. Ma le la comprerebbe? Sì, se non ci fossero costi a 30.000 euro, insomma, sto leggendo appunto i prezzi di queste, sono notevoli. Sono facilmente ammortizzabili per il costo della mobilità che è abbattuto. Uno poi risparmia dopo sulla benzina, in certamente, pratica. Certamente, proprio questo. Oggi percorrere 15.000 km costa mediamente 2.200 euro. Con l'auto elettrica se ne spenderebbero a malapena 300. Stiamo parlando di un risparmio di circa 2.000 euro l'anno. Scusate se poco. L'auto elettrica, non ho capito, si attacca proprio alla presa di corrente, come funziona? Assolutamente sì, questa è la vera rivoluzione, la vera svolta. Basta una normale presa con la Siemens, la presa Siemens classica. Quella che abbiamo da elettrodomestico, da elettrodomestico e niente, via, si ricarica in 8 ore, si ricarica la vettura di 180 km. Quindi velocissimo. Ma se io non ho il garage e devo parcheggiare sotto casa, che è anche difficile, vabbè, come faccio a fare il pieno di energia? Assolutamente, abbiamo le colonnine che anche diciamo a livello comunale sono un obiettivo principale di tutte le amministrazioni, sono in via di installazione, diciamo. L'automobile elettrica costa troppo per le vostre tasche, potete sempre scegliere un mini scooter elettrico come questo che costa appena 800 euro. Per questa puntata elettrizzante, Paola, è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Fra Toddy mi diceva, io ho il motorino elettrico. Sì, l'ho comprato su eBay, usato, ho speso 500 euro e mi trovo benissimo. C'ho un'autonomia di una trentina di chilometri, una velocità intorno ai 40 km l'ora che non raggiungo quasi mai perché insomma non occorre andare così veloce. Volare in città. Mi trovo benissimo, treno, più motorino, vado al lavoro tutti i giorni, la ricarico e torno a casa. Sì, ma perché ci hai portato una pistola d'acqua, Marco? Scusami, è della tutto. Serie, uno vuole cominciamo, anche capire. Cominciamo dalla cravatta. Cravatta. Per un diciamo efficace raffrescamento durante l'estate. Sì. Per dire cosa? Via le cravatte durante, ah beh, certo, durante sì, giugno, luglio e agosto, anche negli uffici, anche nelle aziende dove impongono a volte un'etichetta assolutamente inopportuna con tutto questo caldo. Anni fa, anzi ogni estate, ha cominciato qualche anno fa il premier giapponese, in Giappone il governo autorizza, anche chiede e invita i propri funzionari a togliere la cravatta e ad assumere un abbigliamento più easy, anche a vantaggio delle signore che non portano la giacca e con tutta quell'aria condizionata che raggela gli ambienti sono costrette a sopportare. Non ne parliamo. Il Giappone è paese assai civile. Però invitiamo anche il ministro Passera e il nostro presidente del Consiglio Monti a fare lo stesso. Forse questa è la vera spending review. La vera spending review risparmiamo forse energia, è questa, sì. Liberandoci oddio, di giacche e cravatte durante queste settimane, risparmiando molti soldi di spesa elettrica inutile, perché davvero 56.000 megawatt di picco di energetico lo scorso anno a causa dei condizionatori d'aria mi sembra una spesa che non ci possiamo permettere per una sciocchezza possiamo del genere. Possiamo fare altro. Presumo che questa frutta sia mangiate frutta. Esatto, mangiate frutta, mangiate alimenti idratanti, perché una buona alimentazione ci auto, diciamo, diventiamo noi stessi dei condizionatori d'aria in qualche modo, ci difende dal caldo. Il ventaglio va da sé, però ecco, ventaglio e anche ventilatore.
Perché il sano, caro ventilatore, caro vecchio ventilatore, che comunque riesce ad abbassare di 6 o 7 gradi la temperatura percepita. Quindi questo gesto che sto facendo già è un'ottima soluzione per raffrescarsi. È un ventilatore senza volendo pale, anche di nuova generazione, come quello che stanno mostrando. Ora sta andando molto per la maggiore nei negozi, ho letto che ha un'efficienza energetica piuttosto elevata. Personalmente non ho potuto testarlo, quindi non sono in grado di confermare ciò che raccomandano i produttori, però sembra che sia ancora più risparmioso dei ventilatori a pale. In ogni caso non è un condizionatore d'aria, quindi non contiene tutto l'impianto di refrigerazione, chiaro, semplicemente movimenta l'aria negli ambienti e questo produce un effetto di raffrescamento. Si può tentare, si può fare, come dice, ed è una soluzione tendenzialmente risparmiosa anche questa. In Frankenstein Junior, camera da letto mia, cioè, sono pale antiche, sì. Belle. Anche quelle a soffitto sono molto belle, aria condizionata a zero, le pale al soffitto. Guardatelo bene, fra Toddy è armato di pistola ad acqua. La pistola d'acqua a cosa serve? Questa me l'ha data in prestito mio figlio Alessandro, ho promesso di riportarla perché adesso non la userò contro di lei. Non voglio vedere, ma non ho parole. però volendo, qualche spruzzatina, un pochino sì. Qualche spruzzatina d'aria fresca sulla fronte, in testa e addosso, ci aiuta molto durante la giornata a refrigerarci. Quindi una bella pistola ad acqua e soprattutto fate giocare i bambini con l'acqua durante queste settimane. Bravo. Lasciateli giocare intorno alle fontanelle, che sguazzino liberamente. Ma anche a casa, riempite la vasca, fateli giocare con l'acqua, perché l'acqua mai come in queste settimane gli fa bene.